video, scusate, ho un po' di mal di gola, quindi ogni tanto dovrò bere un pochino d'acqua. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video, un po' come l'ultima volta, un po' un video più di riflessione, dare la mia opinione non richiesta, come il mio solito, eh? Sì. E sì, mi piace dare la mia opinione non richiesta. Allora, oggi siamo qua per parlare del minimalismo e di cosa ne penso di questa cosa. Allora, io del minimalismo non ho parlato molto su questo canale, per quanto trovi che sia comunque molto connesso al zero waste. Non ho neanche visto il documentario, che è molto famoso, che adesso non mi ricordo come si chiama, forse si chiama Minimalism, molto originale. Non l'ho visto, però ho visto tanti video al riguardo e l'unica cosa dove ho nominato il minimalismo su questo canale è stato il video dei 30 giorni di declutter di minimalismo, che l'ho visto appunto da una ragazza che lei ha uno stile di vita minimal e quindi parla solo di minimalismo. Il suo canale mi piace tanto perché mette molta serenità, onestamente, i suoi video. Quindi avevo fatto questa challenge dei 30 giorni in cui buttavo via lo stesso numero di cose del giorno. Quindi il primo giorno si buttava una cosa, il secondo giorno due cose, il terzo giorno tre cose, fino ad arrivare a 30 giorni. Quindi l'ultimo giorno si buttavano 30 cose. Facendo così si buttavano via un botto di cose. Se non avete visto quel video ve lo lascerò linkato qua sopra, per vedere come è andata a finire, se sono riuscita ad arrivare viva effettivamente nel buttare via cose. E sì, quindi... Oggi sono qua per parlarvi un attimo di cosa penso del minimalismo, se ho intenzione di arrivare a quello stile di vita e anche cosa penso un po' di quelle persone un po' minimaliste estreme, chiamiamole così, perché non è un'offesa, sono loro stessi che si chiamano extremist minimal, oppure sì, una cosa simile, perché mi ricordo che avevo visto il video di una ragazza, sì, vabbè, insomma... Oddio, sto blaterando come al solito. Allora, quindi ovviamente la mia opinione sul minimalismo è più che positiva, non sono qua per bistrattare il minimalismo, assolutamente no. Seguo anche tante persone su Instagram che parlano dell'argomento e mi piace tantissimo, mi piace prendere comunque ispirazione anche dalle persone che conoscono più di me questo argomento. Quindi non ho visto il documentario non perché non mi interessi, ma perché effettivamente so di cosa si tratta, magari un giorno lo guarderò anche, però trovo anche che quel tipo di documentario serve anche a chi non è convinto della cosa. Quindi, cosa voglio dire? Non sto dicendo che non dovete informarvi, non sto dicendo che non dovete guardare le cose solo perché dite che bello il minimalismo, io semplicemente non ho ancora avuto l'occasione di vederlo, però vorrei guardarlo. Quello che io ho guardato invece, ho letto il libro di Marie Kondo, che... Non so se lei si possa considerare minimalista, non credo, però sì, cioè comunque potrebbe rientrare nella categoria. E ho visto anche la serie su Netflix che era appunto su Marie Kondo che andava a casa delle persone e diceva no, butta, bellissimo, adoro. Questo sarebbe tipo il lavoro della mia vita, vi giuro. Quindi cosa volevo dire con tutta questa blateraggine di nulla? Che io ovviamente ho un'opinione molto positiva del minimalismo e mi ispirano tanto i video sul minimalismo e le persone che comunque parlano dell'argomento. Sono un pochino più titubante quando guardo gli minimalisti estremi. Quando dico minimalisti estremi mi riferisco, se ritrovo il video al quale mi riferisco, è tipo, ho guardato tanti video di questa youtuber, minimalista estrema, estremista proprio, che diceva che lei aveva un paio di pantaloni, una maglia e tre paio di mutande, aveva solo il Kindle perché aveva dato tutti i suoi libri via, che era una cosa che mi ha spezzato il cuore perché ho detto tu puoi essere anche minimalista e decidere di non comprare più libri, ma non dare via tutti i tuoi libri, come osi? Il fatto che non avesse un letto... Il fatto che non avessi una TV, ok, la TV non è necessaria, onestamente io ho la TV ma non abbiamo il cavo, perché qua in Canada costa tantissimo avere il cavo, quindi noi non abbiamo canale TV, sì, sono 5 anni che io non guardo una TV, va bene, sì, però la TV ce l'abbiamo, però effettivamente non è una cosa, non considero che la TV sia una cosa necessaria e so che molti potrebbero dire, oh mio Dio, vivi senza TV, ma allo stesso tempo vivo di Netflix e di Prime, mi serve solo il computer, ecco, però questa cosa di non avere il letto...
di non avere più di boh. Non dico che devi avere un guardaroba pieno di roba, ma è davvero necessario avere solo un paio di pantaloni e una maglietta? Seriamente? Io capisco che il suo lavoro è anche principalmente a casa, quindi lei lavorava da casa, è una freelancer e tutto quanto, quindi ok, non devi andare tutti i giorni in ufficio, però secondo me si può essere minimalisti senza arrivare a queste estremità. Quindi diciamo che questa parte mi piace meno, perché non sto dicendo che schifo, capisco che le persone che abbiano scelto questo stile di vita abbiano deciso di eliminare tutte le cose superflue, tutto, e hanno deciso appunto di vivere uno stile di vita molto, molto, ma molto minimal. Quindi da quel punto di vista non credo di poter arrivare a un livello simile, nel senso che penso anche ipoteticamente a una cosa del tipo: ci sono degli amici che vengono a casa tua e tu non c'hai un divano, non c'hai un letto per ospitarli, o non hai più di un bicchiere in cucina. Cioè, io penso anche a una cosa del genere, del tipo: ma non hai amici, non hai una famiglia, che potrebbe risulta un po' insensibile detto così, però nel senso quello è il punto. Quindi però per quanto riguarda tutte le altre cose, minimalismo, dove appunto il consiglio è di eliminare le cose di cui non necessitiamo, non comprare cose appunto inutili, quindi fare anche declutter, eliminare tutte le cose effettivamente le quali non abbiamo bisogno, sono molto d'accordo, perché io per prima sono quella che va declutter su declutter, e non mi piace avere tante cose nella vita proprio perché mi sento un po' sopraffatta dal possedere troppe cose. Ecco perché io mi trovo spesso a fare declutter e non tengo mai cose non necessarie in casa, e anzi quando mi trasferirò probabilmente sarò ancora più minimal di quel che sono adesso. Però tutto ciò per dire che ovviamente rispetto alle scelte di tutti, ma quando arrivo a vedere la gente che accumula roba in maniera eccessiva mi sento male, quindi c'è un po' la Marie Kondo che è me che esce fuori e non ce la fa. Anche cosa voglio dire con tutto questo blatterare inutile, sto perdendo la voce quindi molto probabilmente dovrò finire il video tra poco. Però quello che voglio dire è che io comunque aspiro nella mia vita a essere più minimal di quello che sono adesso. Non penso di possedere tante cose in generale, cioè rispetto alla media umana, credo di possedere molte meno cose nella vita, però a prescindere non posso dire di essere minimal assoluta. Ci sono tante stronzate in casa mia che potrebbero anche non essere là, ecco. Quello che però giustamente il mio obiettivo è che quando cambierò casa, quando mi trasferirò e avrò effettivamente un posto mio, sarà quello il momento perfetto per decidere effettivamente le cose di cui ho bisogno, di cose di cui non ho bisogno. Non sto dicendo che butterò via tutto e ricomprerò cose, perché non è quello il punto, però vorrei arrivare ad avere cose, molte meno cose in casa rispetto a quello che ho adesso, perché anche adesso c'ho poca roba, però comunque tante volte in certe stanze sento che c'è troppa roba, cioè non lo so, io non mi sento bene, mi sento soffocare quando entro nelle case delle persone e c'hanno un milione di cose, cioè tipo c'hanno un sacco di mobili, c'hanno un sacco di cose sopra i mobili, non so come spiegarmi, quindi sì, so, soprattutto gli armadi, quando vedo gli armadi degli influencer mi viene un male. Quindi cosa volevo dire con questo video? Niente, volevo dire che appunto io stimo tantissimo le persone che hanno intrapreso una vita il più minimalista possibile, perché come ho già detto secondo me il minimalismo comunque è molto molto connesso al zero waste, perché secondo me entrare nell'ottica del minimalismo ti fa entrare molto di più nell'ottica del zero waste, proprio per il fatto di consumare meno, di praticamente non comprare cose inutili, non necessarie, perché secondo me i minimalisti secondo me potrebbero essere di zero waste migliori rispetto addirittura ai zero waste, perché non è detto che una persona che è zero waste abbracci i valori del minimalismo, mentre una persona minimalista potrebbe abbracciare meglio i valori del zero waste, proprio perché sono molto simili tra di loro. Non sto dicendo che adesso tutti i zero waster siano consumisti e che non gli frega niente del minimalismo, semplicemente non è che tutti vorrebbero una vita minimalista, cioè c'è gente che dice sì, mi piace zero waste, voglio abbracciare queste cose, ma non è che
se voglio comprarmi 5 candele allora mi devo sentire in colpa, cioè questo è solo un esempio ed è giusto così perché secondo me comunque già vivere una vita più responsabile, quindi una vita fatta di scelte più responsabili, scelte più etiche, è già un passo migliore avanti. Mentre appunto i minimalisti cercano addirittura di appunto eliminare tante tante cose dalla propria vita. Io per esempio non dico di essere una grande romanticona, di essere granché attaccata agli oggetti, però comunque nella mia vita ci sono delle cose che non riuscirei mai a rinunciare per affetto. So che c'è tanta gente che non riesce a rinunciare, che ne so, a cartoline, a lettere o ai quaderni delle elementari perché sono attaccate a quelle cose e non me la sento di dire. Vabbè, ma che palle, cioè, nel senso, io per prima non sono attaccata ai miei quaderni elementari, i miei quaderni elementari sono già bruciati per bene nel fuoco, nel cammino di mia nonna. Quindi diciamo che non è che se le persone accumulano roba allora sono stronzi, semplicemente capisco quelli che sono tanto attaccati a certe cose, quindi sono tanto attaccati agli oggetti, quindi non potrebbero mai diventare minimalisti, non potrebbero mai effettivamente buttare via delle cose alle quali tengono perché sono attaccate a quelle cose. Io, per esempio, ho fatto che ne so, pulizia. Nelle cartoline, e tante cartoline le ho buttate via perché, ok, sì, mi fa piacere che mi ha mandato la cartolina, ma allo stesso tempo non posso neanche tenere 50.000 cartoline nella mia vita perché non ho spazio, ma oltretutto che riguarda effettivamente quelle cartoline nella loro vita? Cioè, io mi sono tenuta a quelli che mi hanno regalato il mio matrimonio perché il matrimonio è stato un'occasione nella tua vita, mentre quelli che ti regalano sempre a Natale, compleanni, cioè, secondo me, a parte che sono un po' inutili, cioè io piuttosto preferisco la gente che magari fa un viaggio e mi manda una cartolina da quel paese piuttosto che qualcuno che mi regala la cartolina per il compleanno, cioè dimmi tanti auguri, abbraccio bacino e siamo a posto, cioè regalami una torta e sono più felice. O scrivimi una letterina, anche scrivere una letterina sono semplicemente gesti più belli e gesti più, secondo me, anche più personali rispetto al comprare una cartolina che c'è già dice tanti auguri a te, ecco. Questo era solo un esempio per dire che io a certe cose non sono attaccata, non le considero chissà che importanti, mentre per alcuni potrebbe essere la cosa più importante al mondo. L'importante appunto è non arrivare come sepolti in casa, perché sì, quello è un po' meno, ecco. Poi la cosa bella è che appunto, cioè secondo me quando sei anche un fissato delle pulizie, il minimalismo è la cosa più bella che esista perché avendo poche cose in giro, quando tu pulisci non devi spostare milioni di cose. Per esempio, io ho poche cose sui cosi, sui mobili, però in questa stanza c'ho tre scaffali di Funko Pop. Sapete cosa significa pulire scaffali con i Funko Pop? Ecco, non volete saperlo, quindi sì, meglio non averli i Funko Pop, insomma, ve lo dico col cuore, sì. Niente, quindi io direi di smettere di parlare perché sto blatterando veramente molto a caso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate del minimalismo e se per caso siete voi stessi dei minimalisti o se per voi la vita cioè lo stile di vita minimalista è un pochino too much per voi. Quindi noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!